È vero, la camorra non vale niente, ma purtroppo vale ancora le lacrime, soprattutto delle sue vittime innocenti. Ed innocente era anche Pasquale Romano, 30 anni. Era nella sua auto sotto la casa della sua fidanzata, a Marianella, e lì è stato ucciso con 14 colpi di pistola per errore, uno scambio di persona. A Marianella stasera sono scesi per strada anzitutto i cittadini, le associazioni e le altre vittime innocenti della criminalità a portare la loro testimonianza di rabbia e di dolore ad un'altra famiglia coinvolta come loro. Il rumore degli spari fa paura, soprattutto per chi li ha sentiti, ma fa più paura il silenzio. Non c'è stato silenzio, c'è stato un abbraccio e un applauso molto forte per Lino. Ci siamo incontrati cittadini normali e comuni per accendere una speranza. Noi adesso accendiamo questa candela. È un gesto molto piccolo, ma abbiamo il diritto ad un cambiamento e abbiamo il dovere di impegnarci per questo. Spetta naturalmente non solo alla magistratura, alle forze dell'ordine di portare avanti le indagini, ma la cosa importante che loro ci dicono è non rassegnarsi, rafforzare l'indignazione, e ciascuno deve fare la sua parte. E per strada c'erano anche rappresentanti delle forze dell'ordine, consiglieri comunali ed assessori della giunta cittadina. Domani bandiere a mezz'asta a Palazzo San Giacomo e sugli edifici pubblici di Cardito, la città di Lino. Mentre proprio in questi giorni in prefettura è stato avviato un coordinamento per creare una rete di solidarietà, assistenza e supporto concreto alle famiglie delle vittime.